Buon pomeriggio, perché sono così buia? Sono buia. Oh, well, così va già meglio. Allora, buon pomeriggio a quelli che ci sono già, benvenuti a questo pomeriggio in compagnia di Stories 2. E mi è dispiaciuto un sacco non farla ieri sera la live, ma stavo veramente collassando per il caldo, quindi non ero nelle condizioni per stare davanti a un computer al caldo, diciamo. E prima di passare subito a Stories, volevo dire una cosa perché ieri io avevo parlato del fatto, no, ieri l'altro, perdono, avevo parlato del fatto che avremmo fatto in live anche la quest evento dedicata alla collaborazione con Okami. In Rise, e chiunque di voi sicuramente, ecco, mi era andato a prendere da bere. Che mi so niente, niente, stavo facendo un intro e basta. Chiunque di voi abbia provato a fare la quest evento, magari come me, che stanotte non riuscivo a dormire e allora l'ho fatta, si sarà reso benissimo conto del fatto che probabilmente non era quello che ci aspettavamo. Tuttavia, dal mio punto di vista, merita comunque di essere fatta. Non la faremo in live semplicemente perché si tratta di una quest raccolta, simile a quella degli ingredienti per i dango, e nonostante la reward sia molto molto bella, come ho già scritto su Instagram, probabilmente la maggior parte di noi, me compresa, si aspettava qualcosa di diverso. Soprattutto dopo il trailer altisonante che era stato fatto con il Canine, il Palamute che combatteva al nostro fianco nelle vesti di Amaterasu. E ripeto, non sono né delusa né sprizzo entusiasmo. Come magari ho visto invece su Instagram, sui social ufficiali di Capcom, nei quali sprizzano fuori commenti: wow, sì, grazie per la skin. È una skin oggettivamente magnifica, magnifica, perché probabilmente è una delle skin più belle che finalmente per un momento abbiano messo nel gioco. E anzi, aspettate un attimo, perché vale la pena, vale la pena. Questa è una delle foto che ho fatto io, chiaramente gli ho fatto il set fotografico perché voi, chi mi segue lo sa, Okami è un gioco che a me piace tantissimo. Ho avuto la sfortuna di non poterlo giocare all'epoca quando uscì proprio, e se non sbaglio per Wii U credo, e non vorrei confondermi, ma credo sia proprio uscito per la Wii U. Io l'ho giocato nella sua forma remastered in HD su PC ed è proprio a mani basse, possiamo dirlo. È uno dei migliori giochi che abbia mai giocato in tutta la mia vita. Eh sì, no, cioè io nel momento in cui l'ho fatta, ciao Orbi, benvenuto. Nel momento in cui l'ho fatta questa skin ho detto no, adesso faccio il set fotografico che è stato complicato. Far mettere il canine come volevo io, però ne è valsa la pena, come potete vedere. E che dire, cioè, è probabilmente la migliore skin che abbiano messo fino adesso nel gioco. L'unica mia domanda è questa, fondamentalmente: è il perché abbiano messo nel trailer la spada, che è una delle spade che Amaterasu può veramente usare nel gioco. E la si vede usare al canine, al Palamute, ma di fatto quando lo si vede così, lui ha solo lo specchio sulla schiena, quello verde, questo qua, che è anche quello una delle armi di Amaterasu, ma non è la spada che si vede nel trailer. Quindi non ho ancora provato onestamente se in missione salta fuori per caso la spada.
Perché nel caso sarebbe una figata, perché adesso chi ha giocato Kami sa che ci sono diverse armi tra specchi, rosari e spade, e quella che fanno vedere è una delle più belle. È una delle più belle, non la mia preferita, però una delle più belle. Io spero che salti fuori. Detto questo, sì, cioè, ci hanno dato una skin figa, molto molto figa, e si sente la host di Okami durante la missione, però, cioè, a parte questo, non è che ci sia chissà che cosa. Infatti non ho neanche aperto il gioco perché non, cioè, dal mio punto di vista non valeva la pena rifarla, non valeva la pena, anzi, una volta che l'hai fatta, buona, si esaurisce lì la cosa. E questo è, ma noi adesso ci dobbiamo dar da fare in Stories. Aspettate un attimo che chiudo e mi sto assordando di nuovo. Ce la farò a tenere una volta un volume. Ah, ecco, ho cambiato lo stile armatura. Ci ho messo questo qui di camura perché non so, mi piaceva. Così. Mi piaceva. È da ieri che non faccio niente, mannaggia, anche se ho fatto tutto quello che volevo alla fine. Ho provato a fare il Tigrex brutale e l'ho fatto senza problemi. Posso dire che la odio un pochino la canzoncina qua di Lulucion. Non ci sta male con i capelli. Ma infatti è che non ci sta male, per quello gliel'ho messa proprio. Hai provato? Esatto, ho provato lui. Non ho provato il monobloss. Non ho provato il monobloss perché stavo andando a farlo e poi mi sono ricordata che c'era anche la quest del pirata da fare. E allora sono stata presa da provare a finire quella e dopo mi sono dimenticata. E poi ieri, ripeto, non ho più fatto niente perché anche in Animal Crossing sto facendo una corsa contro il tempo per provare a catturare degli animali che mi mancano e che ad agosto non ci saranno più sull'isola. Quindi dopo l'ho lasciato un po' lì. Allora, vi volevo far vedere una cosa però. Volevo fare una. Ah, intanto ho trovato un uovo di coso. Di. Non viene il nome. Dove sono? Allora, ho trovato il nostro Ludroth che vestirà i panni di Ruben. E ho trovato un coso, un Gendron, ma sono bellissimi! Sono bellissimi questi! Sono veramente fantastici. Li avevo già visti girare in giro, ma non so perché non ci avevo fatto caso. Non ci avevo fatto caso sulle prime, che ci fossero degli altri drom, diciamo così. E niente, ho trovato anche un loro uovo. E ecco, volevo farvi vedere questo. Questi sono attualmente i miei preferiti. Vabbè, oltre ai mostri che tengo in squadra, chiaramente, ci sono quelli che prima o poi ci arriveranno anche. Vabbè, lui è stato soppiantato per il momento perché ho trovato un Diablos che mi piace. Non è ancora completo, ma mamma mi ispira. E dov'è? Ecco, Seifer purtroppo non c'è. Hanno la faccia da scemo, i drom, mi sembra. Seifer purtroppo non c'è in live, ma in realtà ho nominato anche il mostro che mi aveva chiesto lui. E non è quello definitivo, ovviamente, perché non ho avuto tempo di trovarne un altro. Però vorrei sapere da lui più che altro se vuole che lo chiami Seifer proprio o Saffo, che ci sta anche bene, Saffo. E niente, qua c'è il. Sì, Gerardo è rimasto. Gerardo rimarrà fino alla fine perché non me la sono sentita di renderlo una vittima sacrificale. Non me la sono sentita. Dicevo, qua ho trovato un altro, come si chiama? Oh, io li cambio il nome dopo non mi ricordo più. Un altro Tigrex da poter sistemare un pochino meglio rispetto all'altro, magari. C'è un po' di lavoro da fare, ma rispetto all'altro mi piace di più. E basta. Aspetta. Fermi.
che volevo mandare. Ok, loro. Greymon è quello giusto. No, allora, quello che si chiamava Greymon, l'ho semplicemente. Ho messo uno dei suoi geni dentro a quello nuovo, e quello nuovo l'ho chiamato Greymon di nuovo perché mi piaceva come nome. Allora, loro li mandiamo lo stesso, perché alcuni di loro hanno dei geni che mi potrebbero interessare, ma a livelli alti, quindi andate. E pure questi. Ecco, ho fatto un sacco di quest che mi hanno dato un sacco di tappi di bottiglia. Infatti sono stata contentissima. Più che altro mi sono focalizzata su quelle e non ho pensato a fare il Monobloss bianco per quello. Perché ho visto che c'erano un sacco di NPC anche delle zone vecchie che io non avevo più calcolato, che mi chiedevano di fare delle cose e mi avrebbero dato dei tappi di bottiglia come reward. E allora ho fatto quelli più che altro. Ebbene, allora. Io ne ho delle. Vabbè, questa la possiamo anche lasciar lì. E mi sembra di aver fatto tutto e che possiamo andare direttamente Ah, ecco. Io non vedo l'ora, signori, di vedere questo. Il Catchawaka cinereo, perché secondo me, a parte che la parola cinereo, non so se anche voi avete delle parole che solo per come suonano vi piacciono un sacco. A me cinereo piace tantissimo. Quando ho letto Catchawaka cinereo, ho detto questo non vedo l'ora di farlo. E vabbè, poi ce ne sono delle altre, ma siccome era nella zona nuova, non le ho toccate. Vabbè, allora direi che possiamo procedere. Le armi dovrei aver sistemato tutto. Andiamo. Poi vi chiederò una cosa, perché già che stavo facendo le quest anche della prima area di gioco di Hakolo, mi sono accorta che c'è una parte, una zona della mappa che non è esplorabile. E c'è anche un chiosco della Gattovana. Come si fa ad andare lassù? Che io ho cercato punti in cui arrampicarsi. Non so se è una zona che vedremo dopo per forza, oppure è. Ah, ok, bene. Allora niente. No, non vi chiedo neanche. Non vi chiede. Sali sulla. Se no, no, io vado sulla torre. Jump. Saliamo su. Ditemi se si sente tanto il ventilatore, perché se si sente molto lo vado ad abbassare. È che non volevo collassare. Quello ci torniamo appena finito qui, perfetto. Guarda che strano posto, ma c'è della gente là. No, no, ditemelo seriamente, si sente, perché non voglio che ci sia il sottofondo di. Frate Iena potrebbero essere qui. Forza, socia, muoviamoci e ci muoveremo. Tra l'altro, ho visto che Reverto, guardando un po' le mie armi, Reverto usa lo spadone del Diablos, che è buonissimo, non si sente. Ok. Allora. Che strano quel punto interrogativo, guarda. Aspettate che mi faccio un attimo l'idea della situazione. Qua c'è una cassa, spero. E basta. E ci aggredirono mentre prendevo la cassa. Prima il loot, prima di ogni cosa. O il loot o le casse. Mega pozioni. Splat. Ah, c'è un'altra sala, immagino. Vabbè, parte la cutscene. Parte dalla la cutscene. Marata sta così buono. Oh mio Dio.
私たちは一体な、なんでライダーとハンターが一緒になっているんだ。その娘はマハナ村にいた竜人だ。少しは役に立つ。そうか。これでようやく我らの望みが叶います。 Ah! L'armatura del Nerugiganto, credo. Credo. L'altra è un'armatura putrefatta. Eh no. Eh no. Esigo una spiegazione. Brutto bastardo. Potere illimitato. Beh, credo che sia, al massimo diventerà un rider se non è un cacciatore. Duelliamo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ho appena fatto caso a una cazzo di cosa. Spero che non sia così. Spero che non sia così. È ora di lanciare in campo il drago bianco occhi blu. Diana, non ce l'ho il drago bianco occhi blu. Dunque, io non mi ricordo per niente cosa fa il Basarius. Questo è un nuovo Basarius. No, Basarius vermiglio. E quindi penso martello, mi sa che l'ho appena notata anch'io nonostante abbia già fatto sta parte, ti giuro, credo che abbia notato la stessa cosa. era un po' impossibile non notarlo, però l'ho notato dopo. Curipolato scende in campo, che facciamo? Gli occhi che sono molto simili a quelli di un personaggio che abbiamo già incontrato. Io spero che faccia potenza, onestamente. Ovviamente no. Ovviamente no. Ma come diavolo ti permetti? Te con quella spadina della minchia. Non l'aveva notato, Orbi. Loro hanno ragione per forza, dai. E non ho visto che attacco ha fatto l'altro, scemo. Perché non ci stavo badando. Vabbè, noi dobbiamo pensare a lui, non allo scemo. Ops. Adesso ci curiamo. Anzi, no, facciamo così. Siccome lui non ci se... Oh no, non ho cambiato la squadra. Sì, questa host è molto figa. Mi sono dimenticato di rimettere il Diablos. Mannaggia. Vabbè, allora tu vai da questo stronzo e io vado da lui, sperando che faccia sempre tecnica. Sì. Vai, toh. Fatti un bagnetto. Oh cacchio, ma Reverto, ma è... Reverto è... Non so cosa fare. Se... Badare, Reverto... No, vabbè. No, al massimo lo curiamo dopo. E basta, questo scudo roccioso. Cure. Ma
un po' schifo sto Basaris. Allora, lui ha pronta la special. Quindi... come si dice? Sarà meglio che ci curiamo se non vogliamo morire tutti quanti. Anche se non so quanto ci farà effettivamente. Imboscata laser. E poi è meglio che ci curiamo. No, non lo so, perché se riusciamo a bloccarlo, lui... Dipende quanto ci toglie di vita il veleno, speriamo un po'. Vai, vai Reverto, bonchiamo duro. Secondo me l'ammazziamo. Dai Orbi! Siamo al limite. Quindi adesso Orbi, vai a finire il lavoro. Sperando di... Ma perché vi devo curare tutti io? Scusatemi. Cioè, abbiate pazienza. Ok. Siamo ancora tutti mezzi morenti, ma va bene. Ma quello che mi chiedo io è... Dov'è il Diablos che io l'avevo messo in squadra? Punto interrogativo. O sono cieca? O sono cieca? Mi sono sbagliata, non l'ho visto. Ci guardiamo dopo. Qual è il piano? Chi sono quelle persone? Se non lo sai te, bro... Tutto questo è anche colpa tua. Sei stato tu a rapire Rata e consegnarla a quella gente. Sentiti in coda, merda. Litigare non serve a niente. Nessuno avrebbe potuto prevedere quanto è successo. Quel rider mascherato era in combutta con i cacciatori. E hanno rapito anche Ena. Gli scribi dovrebbero arrivare a momenti, ma non possiamo stare a girare più cipollici. Dobbiamo salvare Enerata. Tu vieni con noi. Abbiamo un altro socio! No, scherzo, spero di no. Il nostro lavoro non è solo andare a caccia dei mostri, dobbiamo anche preoccuparci delle anomalie ambientali. Non vuoi scoprire cosa sta succedendo nel mondo? Svelare il segreto di Rata? E rimane lì. Andiamo. Quel gatto è la voce della saggezza. Allora, no. Fermi. Scalata della torre. Ena e Rata sono rinchiusi nella torre di Lamure. Se il legame tra te e Rata si è rotto, le ali della distruzione prenderanno il... Ma si è rotto cosa? Le ali della distruzione prenderanno il sopravvento. Non puoi lasciare che accada. Reverto spiega a Kyle cosa significa per lui se un cacciatore si avvia verso la cima della torre. Bravo, Reverto. Sei proprio... Aspetta, però... sì, magari... Ecco. Allora... Ehi, non abbiamo bisogno di essere curati. Ci dobbiamo togliere the poison. Cioè, guardate Reverto. Reverto, io ti curo giusto perché mi fai pena. Non ti curi mai te. Almeno da me fa così, non si cura mai. Da voi si cura in combat. Da me tanca e basta. Allora, prendiamo questo. Amuleto acquisto. Per andare a fare la spesa. Splat. Merda. Mi sono tolto. Allora ce l'ho il Diablos. Scusatemi. No. Ah sì, quando eri in one shot si curava. Ora sono solo, quindi non posso confermare.
Ho messo Greymon per scalare una cosa e poi mi sono dimenticata di toglierlo. Vabbè, speriamo di non averne particolare bisogno. Però io in realtà preferivo avere l'altro, perché abbiamo troppi mostri velocità, mannaggia. Facciamo così. Facciamo così, scusatemi un attimo. Intanto questi qua li abbiamo già sconfitti. Fatemi tornare, perché non voglio stare... Eh no, infatti, non voglio star così. Ero convinta di averlo rimesso dopo, ma voglio il mio trenino ciuf ciuf. Che poi tutti quanti diranno, ma no, è il coso, il trenino ciuf ciuf, il Barrut, invece per me è il coso, è il Diablos. L'unica cosa che mi dispiace è non avere chissà quali mostri che fanno gli attacchi tecnica. Perché... è questo giusto. A cui non ho ancora dato un nome, tra l'altro. Quindi aiutatemi nella scelta del nome. Ti serve spaccare. Cioè, mi serve spaccaroccia. Mi serve un mostro che abbia spaccaroccia. Non ce l'ha il coso, però. Il Diablos non ce l'ha. Perché fa il tunnel. Oddio. Ditemi se serve effettivamente avere il mostro che fa spaccaroccia. Perché un altro non ce l'ho io. Devo rimettere l'orso per forza. No, il Diablos fa solo tunnel sotterraneo. Allora fangiro. Facciamo avanti e indietro fra della città. Avrei dovuto intuirlo, dal fatto che c'era una porta lì da spaccare, però. Ci terremo Goffredo per questa avventura. Ci terremo Goffredo, allora. Un po' scomodo che non si possa, non c'è un'altra maniera per cambiare la squadra. Allora, niente. Ci metteremo Goffredo. Però Sergio fa, vabbè, no, teniamo lui. Sergio non ha un livello. E allora saliamo. Solo che adesso che ho visto gli occhi di quel tizio lì, sto pensando per quale ragionevole motivo dovrebbe farlo. Se è a chi penso io. Se è a chi penso io. Secondo me non è lui. Ah, cioè, ti dico. Non ha senso. Ah, no, effettivamente non avrebbe senso. Cioè, o è un altro simile a lui, oppure. Sì, che ce l'abbiamo. Beh, fammi spaccare. Fammi spaccare. Che flemma, raga. Essenza vitale. Mi pare scuro di pelle, quindi che non... No, 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 ma non è Alvin. Non è Alvin. Non è Alvin. Ci siamo capiti male, allora. Cioè, per me non è Alvin. Non sto dicendo che è Alvin. Allora, sono possibili due cose, in realtà. Secondo la storia anche del primo. Sono possibili due cose. Allora, una che sia coso, come si chiama? Con gli occhi verdi che abbiamo visto, scusa. L'aiuta, l'assistente, il secondo del capo villaggio. Il secondo del capo villaggio di Rutto. Ti ricordi quello che sembra un elfo? Che ha gli occhi così, identici, spiaccicati. È lui proprio. Cioè, lui ha quegli occhi lì.
Dunque, ah, c'è un Tigrex. Ma vieni qua. E secondo la storia del primo c'è un personaggio che prima sarebbe amico del tuo portatile. Ma è fighissimo, scusate. Che prima è amico del tuo personaggio, poi per una serie di eventi diventa il tuo antagonista, diciamo. E non penso che possiamo andarci di qua. Eh già, non possiamo. Solo che esteticamente non mi ricordo che avesse quegli occhi lì, perché io li ho visti lì, come sono fatti i personaggi del primo, esteticamente non mi ricordo che sia... Ma Dio, che bello! Esteticamente non mi ricordo che sia fatto così. Sicuramente Lisa si ricorda. Alla faccia della sberla. Mi ricordavo che non serviva la spada, ma non la volevo cambiare. Allora, mi sembra che lui faccia tecnica, però. Ecco, e ho subito sbagliato, Dio mio. Vabbè. L'ho trovata l'erba lunare. Sì, l'erba lunare. Sei presente dov'è l'oasi? Ok, partendo dalla Gattovana che poi ti porta al monoblos bianco, se tu stai sulla destra, come se tornassi verso la città, stai sulla destra, a un certo punto troverai come si dice, uno spiazzo d'erba con... devi andarci di notte però. Devi andarci di notte e poi avvicina questo spiazzo che è di fronte all'oasi e sono le piantine blu, le senti perché le senti sbrilluccicare. E dopo magari ti faccio vedere dove. Ma ci sono di notte, non trovo niente, ora vedo. E io l'ho trovata lì. Non ne ho trovata subito la quantità giusta, eh. Non ho trovato, cioè lì ce ne sono tre o quattro, mi sembra. E non te ne danno subito tutto quello che ti serve. La fiera dello switch del mostro. Saliva rovente. Bravo, Reverto, che spacchi gli altri pezzi. Gli altri pezzi. Allora, io non mi ricordo se adesso lui fa potenza o velocità. O se fa sempre tecnica che fa sigilla qualcosa. Nel dubbio, facciamo questo, che al massimo. Ah no, proprio tutt'altro. Ok, si baffa. Questo attacco di Reverto è bellissimo. Cioè, lo voglio anch'io. Allora, chissà cosa fa. Nel dubbio. Nel dubbio tecnica è come le cose, come le barbabietole da zucchero. Che fai schizzo di fango? Ehi. Sì, perché mi pareva divertente mettergli un attacco anche velocità a coso. Ah, perché? Perché non ha fatto la combo? Così, non gli è andata. E allora è tornato normale, quindi vai di potenza. Abbiamo fatto anche la missione.
Ma solo 3 su 5. Ah no, è dopo respawni, fai respawnare, cioè ricarichi la zona, dopo ci sono di nuovo. E io ho fatto così. Allora, adesso andiamo su perché non penso che di là ci possiamo andare. Ma cos'è? È Lost Izalith. Facciamo fuori anche sto scemo che lo dobbiamo fare per la missione. Così ce lo siamo levati dalle balle. E non mi ricordo niente del Gypteros. Mi sembra che faccia tecnica. Mi sembra. Ma io voglio tirare giù gli insettini. Mi sono sbagliato. Sì, mi sono sbagliata. Non so perché ogni tanto mi confondo. Ancora. Allora, quindi niente. Allora, tu non vai bene. Prendiamo Orbi. Orbi che va bene per tutto. No, Orbi, devi andare su di lui. Vai su di lui che intanto mi occupo di ste merde. Oh no, ci acceca. Fa odioso sto mostro. Allora, quasi quasi lascio che Orbi vada dal Lugnabra. Eh no, se lo prende, se lo prende, e io invece vado da lui. Bravo Reverto, noi continuiamo a tankare gli Ibnabra. Vabbè, oh no. Non mi ricordo se adesso fa sempre tecnica oppure. Vabbè, che nelle nostre condizioni, onestamente. Oh no, Orbi ha accecato. Non mi ricordo proprio. Penso che faccia potenza. Forse sì, perché mi ricordo che gli facevo schifo di fango. Vediamo. State buoni. Oi Orbi. Non è che farà granché, però. Tanto lui si divertirà a far così. Proprio lo swing, come si dice da noi, gli hai fatto il pelo. Ho 3 di vita. Oh no. Sì, l'ho fatto, l'ho curato. Solo che il veleno strike so hard. Il problema è che qua bisogna fare qualcosa. Aspetta, facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Adesso sai come in Pokémon, credo che la vita dell'altro continuerà a scendere comunque, però almeno non mi muore qua. E noi proviamo a. Dai, mo! Oh. Cioè, veramente. Gli Ibnabra più duri della storia. Ah,
rotto le scatole. Allora, adesso non ci serve più niente il caro Mikolas, perché bisogna ritornare a potenza. Oh no, è accecato. Non c'è un oggetto per togliere la cecità? Sicuramente c'è. Io dovrei caricare magari il colpo, che sarebbe meglio. Sarebbe molto meglio. Ah, basta con quel lampo di merda. Oh, bravo Revert. C'era un oggetto, ne sono sicura. Che ti toglieva la cecità. O a te o all'alleato, insomma, qualcuno. Guarda, ma cosa ti faccio adesso? Che mi sono rotta le scatole. Orbi vuole vendetta. Qualcuno è caduto in terra, mi dicono. Dai, il reverto spacca tutto. Io sono indecisa. No, lui. Mi aspettavo di più, onestamente, ma va bene così. Reverto fa per noi. Dai, che sta morendo sta merda. Dopo rimarrà Nicosi. Il Brabra, ma quelli sono. Oh. A rigor di logica, una coda si taglia, quindi. Not today. No, tutti d'orbi. Perché? Adesso io mi tiro fuori, Mikolas, che ti apre in due come una pesca. Però, Mikolas, contro sto bastardo, non contro gli altri. Please. Oh, adesso ci possiamo occupare di ste merdine. Fai. No. Fai quello che vuoi, Orbi, ma buttali giù. Poi l'acqua, cioè, gli insetti dovrebbero venire giù. Vabbè, dovrebbe darvi un po' fastidio. Non è così. Dicevo, ancora vivo, stavo per bestemmiare. Allora, benissimo. Prima volta probabilmente che prendo S col Gyptjolls, perché mi fa proprio vomitare. Se mi dimentico, ricordatemi di bere, che non voglio accasciarmi. La nostra squadra di esplorazione. Ma ti pare che sia il momento di dare una notizia del genere? Qua ci sarà il Tigrex, ma lo skipperemo proprio malamente. Spacca roccia. Vai, spacca. Bomba sonica che io non ne ho mai. Cioè, pensavo sono dei funghi di rilievo, perché si trovano in un posto che non abbiamo ancora visto, invece no. Quindi qui qua non si può fare niente. No. No. Mi
stiamo inseguendo proprio con una solerzia, una velocità da dire. Allora, terzo piano. Plim plom. Allora, quello è un brutto posto. Questo è un... cioè, salve. Per fortuna che non mi ci sono andata addosso perché... Stimolante wire volante. Cioè, la cosa più bella è l'articolazione della che si muove. Fantastico. La mandibola. Oh no. Fighting coming. Io e Reverto saremo separati? No. Oh no. Già di salterino, questo posto è completamente a pezzi. Il pavimento è crollato sotto di noi. Sembra si possa continuare da questa parte. Siamo fortunati. Ah, sì. Ah, sì. Infatti, siamo dove c'è il Tigrex qua. Salve. Allora, io vorrei solo la cassa, grazie. Ma non c'è un coso della Gattuana per salvare? Zero. Qua ci sarà per salire, immagino, esatto. E di qua che c'è? E qui che c'è? Spido. Ah no, c'è anche qua. E di qua cosa si... che c'è allora? E qui che c'è? Lo vedremo. No, quello sì. No. Siamo tornati visibili. Oh no, 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 ceda il passo, prego. Lei non ha visto assolutamente niente. Grazie. No! Ormai mi prendeva. Eccola! Dunque. Dunque, però, cosa c'era dall'altra parte? Cosa c'era nell'altro corridoio? Sì, ma cosa c'era nell'altro corridoio? Quello giù? Qua? Andiamo a vedere. Andiamo a controllare. Andiamo a controllare. Il Tigrex che patrolling la sala. È un semilabirinto. Ah, me ne sono accorta. Quindi noi siamo andati di qua. E qua che c'è invece? Ci perderemo. Senza proprio. Non ho capito quanto costava mettere anche il mostro nell'ascensore, ma vabbè. Immagino che. Ah, fantastico. E qui dove siamo però? Oddio, dove siamo qui? Non capisco se è l'ingresso. Sì, è l'ingresso, ok. Allora torniamo indietro. Torniamo indietro perché non mi voglio fare tutto il giro. Tutti i piani, grazie. Anche no. Speriamo
prima o poi ci prendo contro al Tigrex senza volere. Perché non cammini a quattro zampe? Perché mi fate male al cuore? Perché mi fate male al cuore? Allora, eccoci qua. Tra l'altro, io pensavo che questi due paguretti avessero lo stesso colore, tutti, invece no, cioè sono di vari colori. Sono belli. Allora, là c'è il monobloss che abbiamo visto prima. Quando ci è crollato il. Oh no, 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 no. Cosa state facendo? Allora, vediamo se ho mancato qualcosa. Non mi pare. Ah, qua c'è lui. Ok, sicuramente. Sarà in compagnia di qualcuno, perché sì. Come si è girato il monoplus mi ha fatto ridere tantissimo proprio. Chi siete? Allora, mi sembra che lui faccia potenza. Come osate venire nella mia palude? Esatto, come osate venire nella mia palude? Mi sembra che lui faccia potenza, cioè potrei sbagliare sicuramente. Potrei sbagliarmi proprio. Perché io ci sono alcuni mostri proprio che la memoria se ne va. Beh, vabbè, è un 50-50, va bene. Questo non va bene. Era vero, però sei un po' di coccio, eh? Sei un po' di coccino, come si dice. Ah, da prendermi un caffè. Vada. Prendersi il caffè. Ed entra in campo Goffredo. Qualcuno qui pensa di andare sottoterra senza problemi, eh? Allora, tu, Goffredo, puoi fare quello che vuoi, ma noi dove le ho messe? Non ne abbiamo tantissime. Non ne abbiamo tantissime. Bravo Reverto, così si fa. Chissà se. Tanto non sta mirando a me. Ok.
Ma mi sono dimenticato di usare l'abilità. Che cretino. Vabbè, lo fa lo stesso tiro potente, ma io volevo fare tiro. Vabbè. Mi chiedo se per caso vedi, infatti, tiro perforante, adesso non lo posso più fare, vabbè. Oscillazione completa. Era vero che ci serviva che desse un altro colpettino sulle zampe, vabbè. Allora, lui può fare quello che vuole e io lo faccio venire fuori. Se va bene l'arco anche per la coda, ho i miei dubbi. Mamma mia. Cazzo, non è vero. Vabbè. Ma è rimasto con un caccarino di vita. Allora. Vabbè. Pensavo che volesse fare qualcosa di strano, per quello che non ho usato la special e me la sono tenuta, ma in realtà pare che non volesse fare niente di che. Pare che non volesse fare niente di che. Magari, dunque. Qua c'è la Gattovana, perfetto. Allora, c'è Denno che ha fatto un irvolo di caffè anche a me. Quindi ci fermiamo un attimo qua dalla Gattovana, così non succede niente, speriamo. E poi vado a prendermi un caffè pure io. Speriamo che non succeda nulla. Caffè time, arrivo subito. Non sto a mettere neanche la schermata di pausa, tanto ci metterò 2 minuti neanche. Oh well. Cellulare, questo non me lo dovevi fare, però.
Allora, arrivo subito. Mentre ero in cucina, il caffè si è tramutato anche in spremuta e un biscotto. Quindi, allora, perché bisogna stare attenti alla linea. Allora, oddio, mi è venuto un colpo. Bisogna che mi apparecchi in modo da non far cadere niente, perché se cade qualcosa sul computer poi non dico che, cioè, bestemmio seriamente. Merenda in live, perché sì, no, più che altro perché non voglio crepare di caldo e la spremuta ci sta. Orbi che vuole uccidere lì. Oddio. Oh, come? Orbi, I trusted you. You betray me. E dove lo metto? Diciamo che lo appoggio qua. Sperando che non cada. Don't cadere. Allora. Adesso mi apparecchio anche col corpo, nel senso che mi dispongo. Allora, adesso aspetto che il caffè a temperatura lavica scenda un po', perché... Ancora caldo. Oddio. Dunque, noi eravamo qua. Le frenate del Nargacuga che se... Oddio, cosa ho appena visto? Quarto piano. Un capello che mi si è incastrato in un orecchino. Non è che ci sia una popolazione così varia poi qui, in realtà. Da un lato meglio così. Qua è così, aperto, tanto for fun per far vedere la decadence di questo luogo. E se non sbaglio, adesso che ho detto decadence, a Bologna, credo, quindi vicino a dove abito io. Poi Diana, se è in chat, mi potrà confermare o smentire questa cosa. C'era un locale che si chiamava proprio Decadence. Nel quale, se non sbaglio, c'era un... Insomma, era un locale particolare, chiaramente, e c'erano degli arredi bizzarri, tra cui anche delle bare, se non sbaglio. No, forse mi sto confondendo. Non mi ricordo se era il Decadence o il Transilvania che aveva le bare. Forse il Transilvania, adesso che ci penso. Ma ripeto, queste cose se le ricorda meglio Diana di me. No, non perché ci sia mai andata, semplicemente perché era a conoscenza comune questa cosa. E no, Oh. Come ci si arriva là? Si doveva saltare? Maybe with salto? Il salto sia. Oh no! Jump! Posso dire solo una cosa? Che l'animazione del salto fa veramente schifo. E ringrazi Dio che Capcom abbia impedito la caduta dai bordi, o perlomeno dalla maggior parte, perché altrimenti io cadrei proprio così bellamente. Cosa c'è dentro questa bella cassettina? Torniamo
Cassana più 2. Io un po' in effetti che non guardo che amuleto ho. Cioè, sembra che ci siano dei fili invisibili che ci portano. Il mio PG sarebbe già morto da un dirupo. No, ma il mio subito, perché poi anche in Dark Souls le mie morti più frequenti sono quelle perché faccio. Aspetta un attimo che faccio sta cosa e poi. E tu rimani così perché cioè, non puoi che reagire solo in quella maniera. Giustamente. Non vorrei dire, ma questo luogo mi evoca sensazioni poco rassicuranti. Nel senso che c'è una torre, tipo, ti immagini che ci sia perlomeno un drago anziano in cima. Poi, just saying. Oh, un buon caffè. La morte sua. Allora. Dunque, qua non c'è niente. E qui che c'è? No, aspetta, fermi tutti. Là c'è qualcosa. Oh, ma sono dei gendrom, venite qui. Mi sono passata attraverso. Là che facciamo tutte le missioni secondarie una volta. Ah, questi al 90% faranno il no. Perché siamo messi così di merda? Che bella che sta musica. Vabbè, ci curiamo che è meglio così. Purello. Faranno tecnica o velocità queste merdine? Speriamo che facciano velocità. Ma quello che mi sto chiedendo io, più avanti, senza spoiler, ci saranno dei mostri che ci permettono di volare? Tutti su di me. Adesso detta così non è bella però. Bravo. Bene. Speriamo di finirla velocemente. La voglio fare anche io con la mossa che ha fatto Reverto prima, quell'arco lì che becchi tre nemici in una volta sola. Ah, non le vedo le altre. Ah no, perdono. Perché non ho fatto quella là? Ah, perché ne devo uccidere 6. Allora, rompiamo. Rompiamo. Siamo ricchi. Allora, uno è questo. Poi c'è quello e quell'altro.
Immagino che ci faranno arrivare in sti posti qui, ma quale? Perché questo non l'ho rotto, tipo? Non l'ho visto, non me ne sono accorto. Ma non riesco a capire dov'è. Aiuto, non riusciamo a fare la scala. Ok, questo è quello da cui siamo arrivati, ma la cassa dov'è? È tipo qua dietro? No. Sembra quasi dietro a sto muro. Peccato che non lo posso spaccare io però. Vabbè, prendiamo primo e poi vediamo dove ci porta. Dove siamo? Oddio, altri. Oh lol, aiuto. Lo sapevo, lo sapevo. Ma la cosa bella è. E poi giù come delle pere cotte. Ciurro cuore. Ah, oddio, ma ecco dove eravamo. Quindi questo ascensore serve semplicemente per farci arrivare di qua, controlliamo, perché non vorrei mai. Serve semplicemente per farci arrivare a quel piano e prendere la cassa. Esatto, e qua c'è il bu. Ok. Per poco che a quanto pare poi serva a casa, ancora non si è arrivata in cima. Eh no, stiamo esplorando. Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Ovviamente cado se finisco lì, quindi stavo pensando a come fare. Splat. C'è un mostro dei nostri che lo può salvare, che non mi dà l'input, quindi. Resta a vedere che si dovrà rompere un altro pavimento che ci porterà lì. No, non ho ancora controllato, ma quello che stavo pensando è che si romperà un altro pavimento e ci porterà lì. Basta. Molto, molto semplicemente. Andiamo. Allora, questo l'abbiamo guardato. Queste, ok, le prendiamo tanto per. Questo ci guardiamo subito. Subito. Strano posto. Ah, ecco, vedi. Posto. Ancora meglio. Ancora meglio perché non siamo precipitati come delle pere. Tanto qua cadremo sicuramente da qualche parte. C'è un diablos. O oh no?
No, 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 no. Mannaggia. Almeno possiamo far così. Qui non c'è niente, qui pure. No, qui pure un cavolo. E non l'ho vista. Ah, si vede che è sopra. Si vede che è sopra, esatto, lì. Pillola della salute. E diavolo, se decidi dove andare, però, perché... Ma guarda te. Guarda te. Nutrimento forza. Vai. Jump around. Come la canzone. No. Torno invisibile per l'amor di Dio. Io vorrei andare sulla torre, non perdere del tempo con gli abitanti, la popolazione. E qui abbiamo visitato tutto tranne quella parte là perché è chiusa e di là perché non ci possiamo andare, ovviamente. Bel labirintino. Amuleti non fanno mai schifo. Chi li aveva visti? Io non voglio perdere del tempo con loro. A meno che non si possa fare fine rapida e via. Perché voglio salire. Allora, qua c'è un'altra gattovana. Cosa buona e giusta. Dov'è la cassa? Sarà su? Immagino. Perché non la vedo. Ok, spero di star procedendo più o meno nella giusta, nel giusto ordine. Ah, mi ha detto quasi in cima. Però c'è questo che noi non l'abbiamo visto. Vabbè, oh, sono scrigni, tornerò a prendermeli io. Io voglio andare in cima. Lui penso che ci dobbiamo combattere per forza, come il Monoblos.
Lei. Incassata. In effetti mi sembrava, vedi, non è scurissima, non è scurissima, però mi sembrava che fosse una Diablos nera. Mi sembrava proprio. Ti concentri e fai concentrazione. Sì, adesso. Io pensavo che fosse al buio prima. Forse fuori si nota di più la differenza, forse. Insomma, la luce del sole forse si nota di più. Che fa? Ridalle. Con sto tunnel. Ma comunque non sono propriamente nere le Diablos nere. Beh, quella di Ward, cioè, era abbastanza. Cioè, si vedeva la differenza, insomma, tra il colore normale e quello. No, no, lo so che comunque non sono nere. Non sono nere sempre. Però la mia osservazione era riferita al colore, che per esempio in Ward si vedeva bene la differenza. Qui, insomma. Sembra quasi che sia il buio che fa questo effetto. Allora, io ne ho solo una di bomba sonica. Dopo non credo di poterla neanche craftare. Dopo faremo in un'altra maniera. Dopo faremo in un'altra maniera. Vedo che sono più aggressive. Adesso faranno velocità. Farà velocità come quello. Come quello normale, suppongo. Allora tanto vale usarla. Reverto, finiamo di rompere. Non so se hai notato come la maggior parte degli esemplari femmina dei mostri sono sempre quelli più incazzati. Vabbè, ma la spiegazione è abbastanza normale. che difendono la loro prole. Difendono la loro prole. Facciamo venire lui. In realtà la Ratian è sempre incavolata. La Ratian è sempre scazzata. Mancava. Speriamo. Non credo che la butteremo in terra, però. Sì, anche la Seltas Regina. E alla faccia. Però sei caduta. Però sei caduta, cara mia. Spero che Orbi non ci rimetta le penne. La voglio anch'io. Oh no. La voglio anch'io quella mossa lì, volo del drago, fa uno sprozzo di danno. Allora, bene, perché non sta colpendo Orbi. Allora, è tornata normale. Quindi vai di potenza, va bene. E io ci curo un po' tutti. No, mi sono sbagliata, che potenza, velocità. Perché reverto? Vabbè, sarò rotto un pezzo, però insomma. Non sai quante volte mi è successo che mi sono distratta col telefono, persi testa a testa. Ma a me capita sempre che mi metto proprio così. Sto guardando. Oddio.
Ma perché? L'hanno fatta apposta per dire, ragazzi, non guardate il telefono, guardate il gioco. Basta concentrarti, buona. E bisogna che la facciamo fuori, però, altrimenti torna sottoterra. Reverto spacca tutto. Chissà se ce la facciamo. Dai, sì, ce la facciamo. Adesso io faccio così, però. Non posso far niente a parte il meteoro vorticante. Proviamolo, non la faccio mai. Alla faccia di sto cavolo! Io non lo faccio mai quell'attacco. 1346 di danno. Così. Ok, che era in terra, quindi è stato critico per forza. Adesso non so quanti siano effettivamente i danni che possono fare gli equipaggiamenti, ovviamente, a fine gioco, però insomma. Sto cavolo. Qui non c'è niente. Giusto, e noi proseguiamo. Proceed. Siamo piantati sulle scale, all'inizio delle scale. Ma il ragazzetto dov'è finito? Fermatela! Fermateli prima che vadano oltre. Oh no, c'è un dirigibile! Ah, scusatemi, perché Rata non fa niente? Ecco, guardatelo bene. Dai, reverto! Grazie. Ma secondo me è l'ombra. Secondo me è l'ombra. È l'ombra dell'elmo. Bellino che è. Ha tirato fuori i suoi poteri. Troppo Pikachu. Lasciatemi stare, merda. Era ora che ti dessi una schiantata, Rata, cioè, giusto per dire. Chiamo io. Ciao. Insomma, in operali normali.
No, signori, cioè ho la pelle d'oca. Sono sparite le luci brutte. Si butta così. Nella zampa. Che bella sta cosa. Si è reso conto di aver fatto un po' una cavolata. Proprio quando non sembrano esserci più speranze, il legame tra Terra e Ata ribalta la situazione. Le sue ali, in passato deboli, sbattono vigorosamente nella... Puoi volare! Ena capisce che è arrivato il momento di portarti in un posto. Quando sei in sella a un mostro che può volare, premi B per spiccare il volo. Premi di nuovo per attirare una zona priva di ostacoli. I mostri volanti si libreranno in aria se ti lanci da una scogliera e atterreranno se tocchi il suolo. Mio Dio. Puoi cambiare l'impostazione del visuale di volo in opzioni azioni in shell. Ora puoi usare l'abilità del Paolomo. Prima è vero. È vero. Sta volando per davvero! Vorrei che mi accompagnassi in un posto. Si tratta del cratere su cui abbiamo indagato io e Red, il posto dove Red e io, beh. Quando saremo arrivati ti spiegherò meglio cosa è successo e ti parlerò di Red. Ok, datemi... No, 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 lasciami stare. Datemi un attimo, un secondo. Scusatemi, arrivo subito. No, è così. Arrivo subito, scusatemi.
Penso che sia cascato il te sì, è caduto il telefono e ha toccato il mouse, credo. Credo. Sì, no, è il telefono che è scivolato. È il telefono che è scivolato. Non è successo niente di grave. Non vi preoccupate. Scusatemi, scusatemi. Non è successo niente di grave. È che quando mi alzo e tocco il cassettino dove sta la tastiera, siccome è appoggiato lì il telefono viene giù tutte le volte. No, 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 non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. E niente, signori, io sono scioccata. Sono scioccata. Nel senso che, cioè, mi è venuta veramente la pelle d'oca. Prima ce l'ho ancora, si vede un pochino. Cioè, probabilmente voi non la vedete perché è troppo lontano, però. Eh sì, perché essendo vicino al microfono, probabilmente l'ha preso. Lo so, mi dispiace, mi dispiace. Non è successo niente, comunque no, ratta con le ali aperte. Oddio. Allora, aspetta, dove siamo noi adesso? Ah, ok, siamo atterrati qui perché eravamo in volo quassù. Allora, dove dobbiamo andare adesso? Dove dobbiamo andare? Ce lo dice. Rata, spiegate. Prossima fermata, la conca. Che è? Ah, mi sa che dobbiamo tornare. Mi sa che dobbiamo tornare. Aspetta, facciamo così. Perché dalla Gattovana lo vedo, qui no. Ma bisogna che trovi la maniera di farlo star su che non cada in continuazione. Perché, cioè, ogni volta che mi sposto è così. Ma quindi abbiamo lasciato Reverto per i cavoli suoi. Ah, perfetto. E dove siamo? Ah, qua. E dov'è? Come si fa ad arrivarci? Io sto per piangere. Cioè, io sto per piangere. Ma io mica immaginavo che si potesse proprio volare, ma non si può andare più su? Tipo se io volessi. Ah, ok. Faccio così. Quindi ci si va volando. Oddio. Ma quindi anche la Ratian lo può fare adesso o no? No, cioè, ma voi non potete capire. Cioè, a seconda di come sposti il coso ti fa andare più o meno. Penso che ci si andrà volando, ma io lo faccio. Prova dopo col Paolomo. Ma mi sa che me ne è rimasto uno di Paolomo e basta. Conca dei ricordi, vai giù, Rata. Scenda, discenda. Ah, non posso scendere qua. エドはずっと一人で大穴の調査を続けていた。そしてNon c'erano costanti ケティが戻fiori. ってきたの。私たちに危機を知らせるために。E di nuovo. 久しぶりだ。君たちは変わらないな。年を取ったのは俺だけか。
それは事実なのか。地割れとは言えないような。そう、大穴。それが各地に、大穴に隠された真実を暴かなければ。真実？大穴に何かを見たの？non lo so, Dan。 何も見てはいません。ですが聞いたんです。大穴の底から響いてくるモンスターの声。モンスターの声？ああ、ただならない予感がする。この世界は破滅に向かってしまう。信じがたい話ではあるが、調査をする必要はありそうだ。そして私たちはこの地にやってきたの。大穴に隠された真実とはこの音のことか。そう、これは声だ。紛れもなく声だ。始まり。何がだ。そうか、これは産声だ。レンサー。No。どうした、レンサC'è anche la musica del Nergigante. Iena, Cristo, sporgiti un po' di più. Che nessuno mi venga a dire comunque che il comparto musicale di sto gioco fa cagare, perché cioè a me ogni scena così viene un po' da piangere, quindi. Eccola Pietro. E il nostro personaggio ride. Che cazzo ridi? Che cazzo ti ridi? Ma
私は守りレオスに会いに行った。そしてあなたに出会った。レドは大穴の真実を知ることなく言ってしまった。私はレドが果たせなかったことを果たしたい。そのためにはレウスとあなたの力が必要なの。ありがとう。俺たちは仲間だろ。一人で責任を感じたり悩んだりしなくてもいいんだぜ。仲間、そうね、私たちは仲間。見て、真実を突き止めなければ。行こう。Allora, sono cresciuti sti fiori però, perché prima non c'erano. Bene, qual è la nostra meta adesso? Ah, non sempre lì. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare dove abbiamo visto la luce? Ci attende la colonna di luce, che però io non vedo. Cioè, era dall'altra parte, ma... non mi fa più spiccare il volo, fammi volare. Forse devo essere lontana di qua. Forse non ti fa volare dappertutto. Vista dov'era la colonna di luce. Ah, sarà di qua, immagino, visto che sta mappa ce la facciamo a infilare la strada giusta. È come se fosse una tana. Ok, dentro le tane non si può volare. Beh, vabbè, quello era scontato, però non pensavo che fosse come essere in una tana. No, adesso che l'abbiamo bistrattato così tanto, Rata, me lo tengo per un po'. Però la Ratian mi sa che non ti può far volare in giro. Mi sa che la Ratian non ti può far volare in giro, perché la sua abilità è un'altra, credo. O forse non era ancora sbloccata. Qualcuno, vi prego, qualcuno guardi se sul Nintendo Store è tornato disponibile l'amiibo di Rata. Vi prego, fatelo per me, per favore. Un cratere di proporzioni enormi. ひょっとして俺はな、ただのアイルじゃない。この声はビッグでグレートな。
Ah, quello è il curupecco famoso, particolare. Che strano. Lei è un megafono enorme. Cremisi. Io avrei detto crestato, però vabbè. Allora, farà tecnica lui? Farà tecnica? Speriamo di sì. Canto della fatica. Allora, io intanto mi cambio l'arma. Sta un po' screen laggando, credo che sia per il background molto luminoso. No, ma io voglio vedere la special. Io vado, la lascio nella live aperta, non so quando tornerò, se quando tornerò avrei concluso o meno. Grazie lo stesso Dan, grazie mille per la compagnia. Imita le urla di altri mostri per chiamare rinforzi, questo lo sapevamo. Adesso questa la voglio vedere, scusate, questa la voglio vedere. La facciamo su di lui. Cos'è? Un meteorite. Ah, la zampina, così. Cioè, abbiamo aperto una voragine in terra. Daimyo Ermitaur Viola. Ma noi ci concentriamo sulla merda che è all'interno. No, non possiamo. Nel senso che ci tocca usare lui. La posso fare quella che ho fatto prima? Non credo. Non credo. Però posso fare questa. E la posso fare. Bello che ha sto curupecco. Allora, l'altro fa sicuramente tecnica. L'altro che farà però? Il curupecco cosa farà? Io mi sa che faccio... Ah, non la posso fare perché non ho giustamente la carica. E quindi niente. Non ha senso tirare giù l'Ermitauro perché... Tanto ne può chiamare un altro volendo. No.
In realtà con Rata potevamo fargli forse più male. Non so, vabbè. Forse lui lo tiriamo giù adesso. Ce la facciamo. Non so. Non credo. Penso che ci voglia il martello, però. Con lui, esatto. Oddio, ho la schiuma alla bocca. Non me ne ero mai accorta che avesse la schiuma alla bocca. Farà tecnica? Is possible? E io sono un idiota. O potenza. Non me lo ricordo. Nel dubbio. Io faccio tecnica, così si fa velocità. No, scusami. Faccio potenza, perché se lui fa tecnica... Vabbè. Lui ha solo potenza... Niente, facciamo con lui. Era un villaggio di feline, questo posto? Così era. Facendo concentrazione e potenza. Speriamo che faccia un attacco potenza, che avrebbe senso. No. Oh no! Allora è tornato normale, prima faceva tecnica e quindi noi ti bruciamo. Buon pomeriggio, come va oggi? Non potrebbe andare meglio, nel senso che con la temperatura si sta bene. E ho finalmente reso utilizzabile, non so come si può dire, Rata, che possiamo utilizzarlo per volare e mi sono venute le lacrime agli occhi. Veramente. Sono... No, perché sugli artigli, stronzo? Vabbè. Lisa, stupida. Contrattacco. Sono contentissimo. Ah, bravo, che non puoi fare niente. Ci sono state alcune scene in cui veramente ho avuto la pelle d'oca. E... Per il resto tutto bene oggi. Attesa. Quanto andiamo avanti? Dai. Oh. Dai, meglio per la temperatura. Quindi io... Quindi Rata vola? Sì. A quanto... Oddio! Oddio, oddio, oddio! Il Rata vola! Il Rata vola! Sì. Magari dopo te lo faccio vedere. Cioè, beh, è una cosa bellissima. Allora. Qui non credo di poter volare, però devo essere in mappa aperta. Devo essere in mappa aperta. E prima ci dobbiamo togliere dai piedi sto qui, che è comparso all'improvviso e ci sta rovinando tutto. Sta rovinando il pathos della situazione. Corpo duro. Quindi lui farà velocità adesso. No. E quindi noi vediamo se ho qualcosa di... Oh sì. Oh sì.
Io non ho ancora acquistato il gioco perché mi dispiace lasciarlo nella dispensa a prendere polvere. Sì, diciamo che se non avevi intenzione di giocarlo subito, ci sta come, nel senso, se stai recuperando altri giochi oppure non lo vuoi prendere subito. Io onestamente con Rise per il momento le cose principali le avevo fatte, ogni tanto torno chiaramente a fare alcune cose che ho lasciato indietro perché la tessera gilda non l'ho ancora completata, e anch'io avrei un sacco di giochi da finire, però diciamo che sono stata proprio convinta dalla demo e man mano che sto andando avanti nel gioco sono sempre più convinta dell'acquisto che ho fatto, perché è veramente molto molto bello. Non da persona assolutamente profana che non ne sapeva niente, su Rise non ho finito nemmeno le quest nuove della 3.0, e allora direi che te lo potrai poi giocare con calma, tranquillamente. Diciamo che io purtroppo con Rise avevo già fatto tutto quello che potevo fare, eccetto completare magari le come si chiamano, le corone, queste cose qui. E quindi ho pensato di prenderlo. Non so cosa stia facendo lui, oltre a fare con concentrazione e potenza. Io vorrei fare, non lo posso fare, però posso fare questo. Da persona che assolutamente non apprezzo particolarmente, a lei livelli su livelli, non apprezzo particolarmente i giochi con i combattimenti a turno, però questo mi sta a turni, questo mi sta piacendo veramente tanto. E poi, cioè, dirò la verità, io, aspetta, facciamo andare avanti la cutscene poi. Sono impressionato. Big the Great da sei. Aniki! Ma Aniki non vuol dire sergente. Aniki di aereo da te, io mi dai da sei. Sore a quattro serigude. Ikter to omuona da sei. Nabiru no onisa. Orgo. Un fratello di una madre diversa. Dio mio. Sono ue. Sono ue? So ka. Big the Great da io. Sta simpatico sto personaggio. Leo stai. Ore no ie ni kite kurenai ka? A casa sua. Ima wa kono hen ni sunderu no ka? Iroiro atte na. Ore mo iroiro attan da. Non ti vedo da 7 vite. Futari tomo chotto o yorimichi shite mo ii ka? E andiamo. Ti dico, io non l'ho preso per PC nonostante avrei risparmiato parecchio, nel senso che la versione per PC credo che si possa trovare anche tranquillamente a meno di una trentina di euro volendo, mentre quella per Switch purtroppo è sempre al prezzo che è, e non l'ho preso per PC per questo. Perché provandolo anche in portatile, la demo, mi sono trovata molto molto bene. E siccome, diciamo, al PC ci gioco parecchio con altri giochi, cercavo, oltre a come si chiama, ad Animal Crossing, un altro gioco che mi facesse giocare un po' in portatile, perché mi scoccio sempre stare davanti al computer. E questo si presta molto molto bene, perché diversamente da Rise, perché io non riesco a giocarlo in portatile, cioè non si gioca proprio, almeno per quanto mi riguarda, e
Questo col fatto che devi semplicemente andare in giro, muoverti, pigiare dei pulsanti, eccetera, eccetera, questo si presta molto molto bene. Adesso l'ho giocato in portatile. Anzi, per certi aspetti sono anche più contenta quando lo gioco in portatile, perché in portatile il gioco ha gli FPS fissi. Quindi, a parte in alcune zone, tipo quando ci sono dell'acqua, c'è tanta acqua, oppure c'è l'erba alta, diciamo zone particolari, il gioco è molto molto fluido, sempre, sempre. E diversamente quando è in dock, per esempio, chiaramente adesso che sto facendo la live ce l'ho in dock, ogni tanto caccio delle slaggate tremende. Chiaramente per PC non hai di questi problemi, perché per PC per forza sarà ottimizzato e avrà, insomma, gli FPS sicuramente migliori di quelli che può dare la Switch, però diciamo che in portatile visivamente sono anche più contenta quando ci gioco in portatile, dirò la verità. E poi, cioè, onestamente, vuoi fare le tue cose, vuoi andare a farmare in giro, invece di piazzarti davanti al computer, puoi anche prenderti la Switch, ti metti fuori sul terrazzo e lo fai. Per esempio, ieri che stavo poco bene, che avevo caldo, se l'avessi dovuto giocare al computer, col cazzo che l'accendevo. Invece così ho potuto farmare, fare le mie cose in pace anche senza morire di caldo. L'unica cosa che succede è, per il momento non mi era... Oddio! Ma che posto è? Ma questa zona qui era quella che c'era. Era quella nel video che hanno fatto per spiegare come funzionava il multiplayer. No. Sono tutti ciliegi. Oh mio Dio. Ma che bel posto. Allora, so che c'è una tana rara. C'è il nuovo basario. So che c'è una tana rara, ma andiamo a parlare prima con il personaggio che abbiamo incontrato, perché... Ah, aspetta, vediamo se qui posso. Sì, quasi vola. Cioè, è bellissima sta cosa. Bellissima. Cioè, ci facciamo tutta la mappa volando. Cioè, io penso che questo gioco valga i soldi per l'acquisto solo per questa cosa qui. Cioè, per quanto mi riguarda, che sono una che ha sempre sognato di poter ricavalcare i mostri di Monster Hunter, indipendentemente dalla monta che c'è nel gioco, chiaramente. E a me sta cosa piace un sacco. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ah, oltre non ci possiamo andare qua. Cioè, guarda che bello. Flap, flap, flap. Se stessa motivazione. Alla fine gli FPS non so... Non sono un problema rispetto alla comodità della Switch, e non solo per sbatterli al muro per poi riempirli di botte. Oh, ma c'è il Nargacuga! Guardate! No, vabbè, cioè, questa best location per ora. Allora, spero vivamente che in questo luogo troveremo anche il Mizutsune, perché se non sta qui, che ci sono i ciliegi, dove vogliamo averlo? Dove vogliamo averlo? Se non qui. No, basta. Cioè, adesso in squadra sempre un cavolo di... Devo scappare, bye. Buona continuazione. Grazie Orbi, grazie per essere passato. Grazie mille. Rifugio feline.
Quindi lui sta qua dentro. Allora, sergente. E di nuovo, Aniki non vuol dire sergente. Vabbè. Allora è qui che vivi. Come vedi è un rifugio per Feline. Tra l'altro lui mi sembra ferito, non so perché. Un rifugio. Per quelli che hanno perso la propria casa e non sanno dove andare. In che senso hanno perso la casa? Hai visto quel cratere prima? Il nostro villaggio sorgeva proprio lì. Poracci. Non ne avevo idea, mi dispiace. Sono tempi duri per tutti, ma non mi sono perso d'animo. Ho ancora la mia famiglia. Sicuramente aiuta. Come se la distruzione del villaggio non bastasse, mostri terribili si aggirano intorno al cratere. Alcuni si comportano in modo molto strano, come quello da cui mi avete salvato. Deve essere dura. Possiamo aiutarti in qualche modo? Dai, sergente, non fare il timido, chiedi pure. Qualsiasi cosa? Siamo una famiglia, no? Dobbiamo darci una zampa a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Grazie, ragazzi. Prepariamoci e andiamo a indagare sui mostri in questa zona. Mi scusi, Ryder, è vero ciò di cui stavo parlando con Orgo? Guarda, che bellini. Abbiamo visto un mostro terribile al boschetto fiorito. È per questo che ci stiamo nascondendo qui. Ditemi che è un Mizutsune, vi prego. Ma il nostro villaggio è al boschetto fiorito. Per favore, ci aiuti. Quindi è per questo che siete tutti qui. Non temete, amici Feline, ci pensiamo noi a quel mostro. Proteggere il nascondiglio. Dopo che Ena ti racconta della morte di Red, decidi di scoprire la verità che stava cercando. Mentre indaghi sulla luce, Naviru, in un incontro commovente con Orgo, offre il suo aiuto quando scopre che il villaggio di Orgo, distrutto da un cratere, è ora attaccato dai mostri. Ok, è pieno di quest qua e le prenderemo tutte. Allora, prima... Ah no, aspetta. Facciamo prima far così. Prendiamole tutte e poi salviamo. O no? Questo è quello del quiz. Vediamo se le indoviniamo. Quale arma non consente il contrattacco? Oddio, cioè, io ne ho usata solo una. Quale arma impedisce al daimyo ermitauro di contrattaccarti? Forse l'arco, perché è quello che sta a distanza. Giusto. Con l'arco puoi toccare da lontano senza preoccuparti dei contrattacchi. Cosa determina l'elemento dell'attacco di un mostro basato su tre tipi di attacco? Elemento naturale del mostro, elemento più forte del mostro. Gli attacchi del mostro sono sempre non elementali. Direi l'elemento naturale del mostro. No. L'elemento più potente. L'elemento più forte. Ah, a pensarci bene è vero, perché se te gli metti dei geni elettro, tipo un mostro, giustamente lui farà gli attacchi anche di quel tipo lì. Quindi è vero, sono io che sono stupida. Cosa determina l'elemento dell'attacco di un rider basato su tre tipi di attacco? È quello dell'arma. Stabilisce l'elemento arma, gli attacchi del rider, l'elemento dell'arma. Bene. Madonna, Marata sta livellando come se non ci fosse un domani. Allora, qua ne abbiamo fatta una. No? E vedo Bianca. È una gattastrofe. Mentre venivo qui ho visto un feline che aveva la testa incastrata in un barile. Che mia agonia. Non ho potuto fare nulla per aiutarlo. Mi sento in colpa. Se lo incontri so di poter contare. Ma che stronzo, scusami. Fuga dalla botte. Intanto stiamo facendo quelle 5 stelle, ridendo e scherzando. Raddrizza quella coda. Vai verso il vulcano di... Ah! Il vulcano di Terga deve essere l'ultima zona.
Io non ci andrei senza aver prima messo le zampe su un po' di bruma fresca. Non sai come funziona? Ti insegno io, ma non sarà gratis. Vabbè, raccoglieremo un fresco fungo, immagino, perché... Ah, l'ho già raccolto. Wow. Non mi ricordavo neanche di averlo raccolto. Bene, così abbiamo la ricetta per farla. E questo è buono. Ciò è molto buono. Feline sognatore. Allora, io volevo capire, è la bacheca questa che forse mi dice, ah giusto che ho ma quante se ne sono sbloccate? Le prendiamo tutte. La stoffa degli eroi, questa ce la siamo persa. Bene, l'insaziabile bestia ha creato la sua tana nel deserto. Queste sono tutte nella zona precedente, quindi magari questo eccentrico sgargiante. Il giardino di Pomor è stato invaso dall'eccentrico sgargiante. Non ha fatto ancora molti danni, ma è solo questione di tempo prima che ci trovi e attacchi il nostro rifugio. Chi è l'eccentrico sgargiante? Sarà il Nargacuga nuovo, che mi risulta, tra l'altro, adesso il Nargacuga nostro, quello di base, ha il potere di mimetizzarsi, ma a me risulta che fosse quello diciamo la forma variant che si poteva mimetizzare, diventava invisibile. Non lo so. Sì, queste direi che a meno che non siano cose importanti me le farò io. E noi procediamo ancora per una mezz'oretta, direi. Facciamo... No, ne è rimasta una qua. Chi è che ce l'ha? A uno su. Ehi là, sono un feline affamato di sapere, il mondo si ricorderà di me. Ok, l'armatura da indossare è fatta con parti di quel mostro che Orgo ha combattuto, il Purupeco Kremisi. Io sono molto nabbo riguardo i mostri, considera che Ryze è l'unico Monster Hunter a cui ho giocato, ma no, vabbè, la maggior parte dei mostri che compaiono qui sono anche quelli che vengono, esatto, ci sono quelli che chiaramente ci sono in World Iceborne, ma molti sono dei ciao Mirko, ciao, molti sono dei mostri che vengono dai quelli old gen, e quindi, cioè, non è che ne sappia tantissimo pure io, però conoscendo molte persone che hanno giocato i titoli old gen, più o meno ogni tanto mi riempiono le lacune che io ho, e so per certo, insomma, sono abbastanza sicura del fatto che il Nargacuga, la variant, che non mi ricordo come si chiama, però sia capace di diventare invisibile. L'armatura da indossare è fatta con parte di quel mondo. Ok, fammi vedere come ti sta bene quando me la faccio. Bene. E ok, allora, fin tanto che riusciamo a proseguire, io direi di non perdere troppo tempo qui. Non perdere troppo tempo qui. E vediamo, aspetta. Vabbè. Dovremmo anche tornare in un posto, in realtà. Dovremmo anche davvero tornare un po'. Io sono arrivata al villaggio Ruto e non sono riuscita a sconfiggere il mostro Paolomu.
Allora, dipende che intanto con che mostre lo stai approcciando e poi la come si dice? La cosa migliore da fare è provarlo fin tanto che non impari il pattern di attacchi che fa quel mostro, che è sempre quello, è sempre quello. Il pattern di quando è in, diciamo, forma normale e poi è in rage. Cambiano la tipologia di attacchi, quindi devi rispondere in maniera diversa. E quando l'hai imparato sei abbastanza a posto. Ma io suppongo che tu stia parlando però della missione difficile del Paolomo, forse, credo. Perché effettivamente le missioni difficili sono un pochino più ostichine. Sono un pochino più ostiche rispetto a quelle normali. E io onestamente non ho. Col Paolomo non ho trovato problemi. La missione è difficile. Però è anche vero che il Paolomo non è tra quelli. Insomma, può creare problemi. Non è tra quelli che fa più danno. Però hanno alcuni attacchi che si basano sui colpi critici e quindi. Se ti fa un critico in faccia, è chiaro che muori. L'unico consiglio che ti posso dare, oltre a quello di guardare bene il suo pattern, e quindi eventualmente morire anche più volte per vederlo, è o di cercare dei mostri con i geni un pochino migliori, di spendere un po' di tempo a guardare come funziona bene. Il tuo equipaggiamento, magari, senza stare a spendere tantissimi soldi, perché poi all'inizio li cambi in continuazione, praticamente. E niente, tutto qui. Poi, fin tanto che non puoi fare il rituale sciamanico, purtroppo non fai niente. Quindi, io scusatemi, oltre a fare questa cosa, però volevo tornare un attimo qui. Volevo tornare un attimo qui, perché adesso che abbiamo il mostro che vola. Adesso che abbiamo il mostro che vola, e sarebbe buona cosa andare a esplorare una zona che non si poteva esplorare prima se non con il volo, ovvero no, è già qua, che cacchio. Allora, quella là ci andremo poi, ma io in realtà volevo andare lassù. Ok. Ok, qua c'è la cassa. Siamo ricchi, sfondati. Oh mio Dio! No, questo lo combattiamo. Questo lo combattiamo subito, istantaneamente. Però ci andiamo di sorpresa. Ma chi lo sapeva? Che era quassù. Secondo me ci apre un po', eh? Ci apre un po' come delle mele, però magari non è così. Allora, prendiamo prima la gattovana, così qua poi ci possiamo teletrasportare. Oh, guarda, c'è anche un curupecco cremisi. No, vabbè, che figo. No, è bellissimo. È bellissimo. Ha un colore che è bellissimo. Adesso io purtroppo l'ho visto solo, non l'ho visto in game, quindi nei giochi vecchi, ma l'ho visto solo in delle figure e le figure non gli rendono assolutamente giustizia, perché è veramente bellissimo. E io non so assolutamente cosa faccia, nel senso che attacchi diversi abbia rispetto al Nargacuga normale. Immagino che lo scopriremo. Credo che sia velocità anche lui, quindi gli risponderemo. Nargacuga verde si chiama, semplicemente. Gli risponderemo con tecnica, ovvero facciamo con lui perché ha la spallata mitica fortissima. Arrivo, eh. Spallata
Speriamo che la spada serva a qualcosa. Abbiamo la testa, la coda e il corpo. No, è veramente bellissimo questo. L'unica pecca, sì, no, creatività a livelli astronomici. Io mi ricordavo che avesse un nome un pochino strano, però ci si può anche guardare in realtà. Ci si può anche guardare. Non credo che li abbiano cambiati, perché... Allora, credo... Sì, si chiama proprio Nargacuga Verde. È comparso nel Portable Third per la prima volta. E... E niente. Non dice nient'altro. Comunque è stato introdotto col Portable Third e niente. Pare che non abbia capacità diverse dal Nargacuga normale, quindi forse in realtà quella della del mimetismo, boh, ce l'hanno tutte e due, non lo so. Allora, non serve, quindi andiamo col martellozzo. Stavo dicendo, l'unica pecca secondo me, che però forse ci sta un pochino per, come si può dire, per, non lo so, stimolare il... Io dovrei cambiare arco, davvero. Ci sta per stimolare un po' la... Come si può dire, l'expertise delle persone che giocano. Io ero convinta che nella mostipedia o nella mostropedia, quella che hai in gioco, che ti dice tutte le tipologie di attacchi dei mostri, ti dicesse anche il pattern di attacchi, cioè quando è normale questo fa questi attacchi, quando è in rage fa quegli altri. Invece no, quindi te li devi ricordare tutti a memoria, e non è una cosa da poco, cioè alcuni ci arrivi anche a logica. Pensando, per esempio, noi abbiamo incontrato un Nargacuga normale, che è di tipo velocità, quindi anche questo farà degli attacchi velocità. In range cosa farà questo? Potenza? Credo di sì. Farà potenza e quindi noi le facciamo. Al momento ho Velocidrom, Kuruyaku, Yankutku, Bulldrom e un Pukei Pukei. Non è male. Ciao Cap, ciao, benvenuto. Non è male come team, sicuramente più avanti ne trovi dei migliori, però... anzi... Visto che già in quella zona lì, se hai detto che sei nella zona del villaggio di Ruto, ci sono degli altri mostri potenza più buoni del Bulldrom, per esempio, che sono il Ludrot, questo qui che ho io, e volendo anche l'Arzuros, l'orso. Io ti consiglierei di usare quelli. Per gli altri sì, pian pianino ne trovi di migliore, però la cosa che mi viene in mente da fare per prima cosa probabilmente è quella, cioè prendere degli altri mostri potenza perlomeno. Anche se è vero che lo Yankutku lo fa già degli attacchi potenza, però io ti invito anche a prenderli degli altri mostri, a provarli per vedere se ce ne sono alcuni che ti piacciono di più. Per esempio io ho uno Yankutku che è molto potente, che ha dei geni molto potenti, e mi sa che è meglio tenere il Ludrot forse fino alla zona innevata. Ma infatti io l'ho tenuto per... anzi vabbè, lui lo tengo un po' per perché ci sono affezionata, però farei anche bene a sceglierne di nuovi volendo. E l'unico motivo per cui lo tengo è perché questo qui ha un attacco tecnica che è molto forte. E al momento io non ho mostri che facciano degli attacchi tecnica particolarmente efficienti, quindi me lo tengo così. E in realtà non so, cioè, se ci sono dei mostri effettivamente che abbiano degli attacchi tecnica efficienti, spero, prima o poi. Allora, con lui facciamo questo, sperando che faccia potenza, e io faccio carica. Io appena riesco metto lo Zamtrios, e per potenza metterò l'Anja.
li sto allenando per ora. Infatti conviene tantissimo anche fare quello. Io all'inizio non lo facevo proprio. E poi conviene tantissimo in realtà metterli in spedizione, perché ti livellano un sacco. Brava Lisa, che hai fatto la predict giusta. Ecco, questa bomba di Apulia è un pochino più forte del normale. Facciamo però... Allora, io dovrei sopravvivere. Speriamo che... E dato che lo Zampirus mi pare sia tecnica, lo metterò al posto dello Yankut Q. Io ho alternato un pochino per tecnica il Ludrot e l'Arzuros, perché mi era venuta una combinazione di geni dell'Arzuros molto buona. Sto cercando un mostro tecnica migliore che faccia qualcos'altro, perché non mi va, mi sta mangiando l'anima questo gioco. Guarda, adesso io non so a che punto tu sia del gioco. Comunque oggi c'è stata una cutscene che io avevo la pelle d'oca su tutte e due le braccia. Ho detto, oh, mamma mia. Allora, facciamo così qua. E poi usiamo questa, tanto. Aggancio obiettivo. Mi sa che lo rifà comunque. Quindi, noi ci curiamo. Nel dubbio. Appena arrivato dai cacciatori. Furtivamente. Cos'è? Ah! Ma guarda! Allora, è tornato normale. Oh, ciao Denno. Guarda con chi stiamo combattendo. Guardi, osservi. Sono tornata nella zona dell'isola di Acolo, che non potevo raggiungere prima. Ed ecco che... guarda che ci abbiamo trovato. Allora, lui fa velocità, quindi tecnica adesso. Io devo ancora farlo, lui. Ma io ci sto provando, perché ho detto... Voglio vedere come va. Più che altro... volevo vedere se riuscivo a farlo battere in ritirata e prendere l'uovo. Perché mi piace un sacco. Narga Hulk. Suona meglio rispetto al suo nome. Allora, no, è un pochino poco fantasioso magari il suo nome. Allora, adesso fa potenza lui, quindi noi ci andiamo di velocity. E non credo che l'arco gli farà qualcosa lì, però proviamo. Siamo in pari con la storia, bene. Questa bomba di Apulei fa molto più male di quello normale. Oh no. Ok. Il mio Ludrot che può fare anche gli attacchi a velocità, anche se non normalmente non dovrebbe farli. Vabbè. Allora, che famo? In sella. E lo rifà, secondo me. Dopo fa tecnica lo stesso e allora rimani a noi molto tranquillamente. Fai quello che vuoi, te... Ludrot, che io faccio questo. Schivata più uno. Sai cosa faccio però? Ci metto qualcuno che fa un pochino magari di critici. Bruce in italiano non esiste, lo chiamerò Bruno. Beh, ci sta. Ci sta come cosa. Aspetta che io faccio questo però, non lo faccio mai. Nargacuga versus Nargacuga.
Io sono stata sparata a cadiddio. Allora, Zanna... No, non far Zanna soporifero, ti prego. Anche se potrebbe essere utile, non lo fare. Sbang! Ok, adesso farà il solito teatrino, credo. Sbam! Sembrava legit, legit, assolutamente legit. Allora, stiamo un po' crepando però. Agganci l'obiettivo, o no? Ti hanno stordito. Oddio, sono stata stordita. Oh well. Allora, ci sono varie cose che posso fare. Curarmi potrebbe essere quella più intelligente, perché non voglio morire. E lui mi colpirà. Va bene così. Mi sono dimenticato di cambiare l'auto. No, ha pure fatto critico sto bastardo. Domandina, è una cosa volontaria o la tua rider mi ricorda Mila? No, non è volontario, non è volontario, semplicemente ho trovato dei capelli, uno stile di capelli che mi piaceva e quindi gliel'ho messo. Basta fare la bomba di Apule, please, smettila. Oh no, idiota! Lo volevo far andare in ritirata! Volevo nuovo! Vabbè. Vabbè. Va bene così. L'uovo lo prenderò una nozer volta. Sì, perché in realtà il mio personaggio è partito con i capelli lunghi e purtroppo Capcom in tutti i suoi giochi non ha mai messo dei capelli lunghi ricci e quindi il mio personaggio si è desincato. Oddio! Desincata? No, adesso la vedo sincata. Ditemi se a voi risulta tutto normale. Posso anche far così. Guarda. Facciamo così. Ma adesso proprio. Peccato che ce l'abbia in ritardo il microfono. Che strano. Prova a vedere la live. Non posso mettere l'audio. A me sembra che vada normale. Aspettate. Prova a refreshare, perché io vedo l'input e il movimento della mia bocca abbastanza in sincro. Poi se fai... Sì, ok. No, ogni tanto fa così, eh. Ogni tanto fa, però ha proprio... Le ho impostate in ritardo, quindi è impossibile. C'era un po' di ritardo all'inizio proprio quando ho impostato la cosa, però adesso dovrebbe andare bene. Sì. Ok. Allora, che stavo a dire?
che stavo dicendo che Capcom, secondo Capcom i capelli ricci non esistono, o se esistono ricci fanno schifo, e allora io l'avevo tenuta con i capelli capelli lunghi, non ricci, e ho trovato questo outfit. Peccato, in effetti la varietà qui mi sembra minore rispetto a Rise per le acconciature. In effetti potrebbe sembrare una cosa superflua, ma anche a me, se non mi convincono i capelli del personaggio di un gioco, mi trigger. No, a me dà fastidio un pochino, perché cioè, oggettivamente il personaggio dovrebbe rappresentare un pochino te stesso, quindi ti scoccia un pochino. Ma io con questa cosa mi ci devo scontrare in quasi tutti i giochi che gioco, perché non c'è la pettinatura riccia come i miei, e quindi anche il mio personaggio di World Iceborne per esempio non ce li ha ricci, perché non esistono, e nemmeno quello di Rise. Allora, qui direi che abbiamo finito, nel senso che quello che volevo fare l'ho fatto, abbiamo sbloccato la zona nuova. Io adesso, se mi permettete, prima di finire andrei a vedere nella nuova area, e poi direi che ci possiamo fermare. Grazie mille Rosolino 18 per il follow, benvenuto tra i Red Deads. A me piace questa pettinatura, perché ci sono i capelli che sono sistemati come se fossero orecchie, e poi c'è una treccia dietro che non si vede tanto adesso, però c'è, ve l'assicuro, ed è l'outfit Nargacuga. A me piace moltissimo. Allora, vediamo che cosa ci hanno chiesto di andare a vedere. Non so perché sia venuto un segno della percentuale, li uso anch'io infatti per come li ho visti da te. No, sono carini. Comunque, posso dire una cosa, sta zona probabilmente rimarrà la mia preferita. Finalmente una live in Ita. Che è strano però, perché dovrebbero essercene di live in italiano. Io invece i personaggi li faccio quasi sempre opposti rispetto a me, ho una filosofia strana, nel senso che se i videogiochi li possiamo considerare come infinite altre vite, quindi penso, perché devo farlo uguale a me? Beh, è anche un ragionamento che ci sta, è carina come pensiero, però io ho sempre avuto, ti dico, prima di World Iceborne, ho sempre avuto la maggior parte dei miei personaggi uomini, i miei PG... in qualsiasi gioco che ho mai fatto erano principalmente, quasi esclusivamente uomini. Penso di aver fatto una maga, un stregone, quello che è, una strega in Dark Souls 3, ma per il resto tutti uomini, Bloodborne, Dark Souls, eccetera eccetera. E World Iceborne è stato il primo gioco per cui ho detto, io faccio un personaggio e provo a farlo più o meno come me. Poi non ci assomiglio per un cazzo, a parte il fatto che ho i capelli rossi e gli occhi azzurri, ma va bene. E qui in realtà lei non è me, perché tra l'altro le ho dato anche il nome di un personaggio di un anime che mi piace molto, che è Isaac Ataig, e quindi non è me, in effetti. Però quello di Rise, per esempio, anche lì ho tentato di replicare. Allora, volevo vedere dove ci stanno dicendo di andare qua. Quindi dritto, tutta dritta. Tutta dritta, signori. Adesso non perderò del tempo a guardare le uova, tanerare, eccetera, eccetera. E facciamo questa missione, poi chiudiamo. Vediamo, vi prego, ditemi che c'è il Mizutsune da qualche parte qui, perché se non è qui, che ci sono i ciliegi, non so proprio dove. Non so proprio dove lo potrebbero mettere. Uccidi il mostro al boschetto fiorito. Live in italiano con un'ottima stream. Addirittura mi lusingate. Io lo dico sempre, cerco di fare. Intanto far trasparire la mia passione, che è quella
quella chiaramente del giocare. Qui provo anche a metterci delle nozioni scientifiche ogni tanto, perché il canale è nato così, cioè dall'idea di fondere le live di tipo divulgativo e le live di tipo invece ludico, divertimento. E niente, ovviamente, mi sembri anche una veterana è dire tanto, veterana è dire molto, perché diciamo veterano io lo reputo una persona che si è giocato tutti i giochi dall'inizio. E io in realtà ho conosciuto Monster Hunter con World Iceborne e ho provato alcuni di quegli old gen. Tuttavia non posso dire che li conosco effettivamente, li ho solo provati. E è comunque un po' diverso Stories dagli altri Monster Hunter. Cioè, diciamo che Rise, per quanto comunque sia distante da quelli prima, infatti io non è che dico World Iceborne e Rise sono così, perché non sono assolutamente così, sono due cose diverse. E sono già più simili rispetto magari a quelli old gen, magari. E Stories è tutta un'altra cosa. Stories è tutta un'altra cosa. Quindi quello che potete vedere nelle live di Stories è molto diverso da quello che potreste vedere in una live in World Iceborne o in Rise. Ecco. E la mia conoscenza non è così, come si dice, completa come potrebbe essere quella di qualcuno che si è giocato tutti i titoli del franchise dall'inizio. Allora, io volevo rimanere invisibile però. E non abbiamo nessuno per arrampicarci, ma non ci interessa. Io spero che non dovremmo fare il Basarius, perché è veramente... Vi prego. Solo il Basarius no. Dai, vi prego, Mizutsune. Mizutsune con una host cazzuta però. Io probabilmente devo ringraziare in primis il mio ragazzo, che se non ci fosse stato lui Monster Hunter World non l'avrei mai giocato di mia spontanea volontà, probabilmente. E per il resto anche molte delle persone che poi ho conosciuto, perché io non lo dico sempre, cioè la... per me ha fatto tanto non solo il gioco, ma ha fatto tanto anche il gran numero di persone che ho conosciuto mentre ci giocavo, nel senso che se mi è rimasto così impresso è stato anche sicuramente per la maggior parte delle persone che ho conosciuto, con le quali ho avuto il piacere poi di diventare anche amica, conoscente. Io sto cominciando da poco Stories 2, non ho ancora capito se gli attacchi dei mostri in modalità rage sono casuali o hanno una logica. Allora, tutti i mostri che ci sono all'inizio, esatto, hanno normalmente un pattern. Ce ne sono alcuni in cui ogni tanto io ho visto così, però in linea di massima è così. C'è un pattern quando sono in forma normale e c'è un pattern quando sono in rage. Ce ne sono alcuni nei quali per esempio può capitare che il rage venga prima. Adesso facciamo un esempio stupido. Di base i mostri fanno 3 turni con attacchi normali, poi vanno in rage, 3 turni in rage e poi una special, mi sembra. Dovrebbe essere così. Ti può capitare più avanti che ci siano dei mostri che ti fanno un turno, fai 3 normali, 3 in rage, special loro, poi 3 normali oppure 2, ecco, e poi va in rage subito. Può capitare così anche, però in linea di massima è così. Il pattern del rage e della forma normale è sempre quello. Io mi ho sbagliato strada, come al solito. Oh no, ma perché sono tornata visibile? Ma scusatemi adesso. Ah, perché non era quella la strada. Non era quella. No. Giustamente non era quella. Ma dove devo andare? Devo girarmi intanto. Che bello che è Ludrot Rosa. Comunque sì, questa è la mappa nella quale hanno spiegato come funzionava la modalità multiplayer. E cavolo, se hanno fatto bene. Cioè...
una mappa. È lui. È lui. È lui. Vieni qua. Vieni qua, gioia mia. Ah no, ok. Ma non gli ero davanti. Adesso per il Mizutsuna mi aspetto. No, niente host personalizzato. Non sembra infettato dai raggi furia, speriamo resti così. Infuriato no. Non dobbiamo sottovalutarlo, quelle bolle hanno un bel aspetto ma causano molti danni e lo sappiamo bene. Che cosa farà il Mizutsuna? Velocità? Speriamo che faccia velocità. Speriamo. Adesso un mostro che fa attacchi d'acqua contro un mostro che fa attacchi d'acqua. Chissà. Ha tecnica anche lui, vabbè. Sbang. E allora andiamo con potenza. L'ha voluto lei. Lo dica subito. Che bello che è sto mostro. Ditemi per piacere chi ci è già arrivato che c'è un'armatura decente del Mizutsune anche da donna, perché in Rise io piango tutte le volte che vado a vedere la lista delle armature e c'è quella del Mizutsune da donna che fa schifo rispetto a quella da uomo. Che fa? No idea, sei oltre me ora. Io sto finendo infinite seconde. Ah, io le finirò dopo. Sono andata avanti semplicemente perché volevo vedere se c'era il Mizutsune. Ora che sono stata accontentata. Bolle ammalianti. Parte rotta. Tanto le farà lo stesso, lo sappiamo tutti. Non ci prendiamo in giro. Le farà lo stesso perché sì. Ma quando è arrivato? Vabbè, cioè, per carità, ce la saremmo cavata benissimo da soli, però insomma. Vabbè, insomma, denno, se non vuoi subire spoiler. Tanto faccio questo e poi chiudo, non ti preoccupare. Hai capito. Ah! Perché se n'è andato? Sto scherzando, prima o poi sarebbe arrivato. Ma ci fa prendere l'uovo? Attenzione, perché arretramento non è la stessa cosa della ritirata. Ci fa prendere l'uovo, attenzione, attenzione. Vedremo un baby. Non è una caccia. Era palese, anche perché era un socio confermato dal mini trailer della Capcom, quindi prima o poi sarebbe. Sì, no, ma così all'improvviso, senza. Non mi provocare. Che ci fate qui? Scommetto che state ancora cercando Rata. Non potete lasciarci in pace. Ti sei fatto un'idea sbagliata. Lui è il mio. Qui abbiamo finito. Vada. Aspettate. Ehi, amico. Vi ho visto in azione. Siete stati proprio in zampa. E adesso un nuovo socio. Non ti sfugge mai niente, Orgo. Oddio, lei lo conosce? Da quanto tempo, Tsukino? Cosa? Vi conoscete? Certo. Certo. A cosa dobbiamo il piacere della vostra presenza? Ho avvertito qualcosa in quest'area. Avevo un terribile presentimento e non mi sbagliavo. Il villaggio è stato distrutto. Ah, quindi lei conosce questo posto. Certo è che non mi aspettavo di vederti qui.
Beh, il destino mi ha fatto incontrare vecchi amici, è fantastico, non trovi? Qualcuno mi può spiegare però perché sto gatto tiene il ramoscello spento in bocca? Cioè, solo questo, perché? 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 Why? C'è un motivo? Beh, sembra proprio che non riusciamo a liberarci gli uni degli altri, nonostante ci proviamo. Non farli insensibile con me non attacca. Forza, venite a casa mia per una bella chiacchierata. Io voglio prendere l'uovo. E guarda cosa. Riguardo al fatto che voi amici ci aiuterete a liberarci di questi mostri una volta per tutti. Ah, attenzione. Vuoi unire le zampe e collaborare? Ebbene sì. Arrabbia. Tutti abbastanza. Voglio parlare di una cosa. Vediamoci il rifugio feline, d'accordo? Bene. Andiamo a vedere se per caso. Non vedo. No, no. È semplicemente scappato via. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, io volevo l'uovo. Allora. Siamo puntualissimi, nel senso che volevo finire alle 7:30 e siamo puntualissimi. Allora, in maniera molto artistica, adesso io cercherò di spostarmi in un'altra zona. Facciamo così perché voglio far finire la live in una maniera carina, visto che oggi abbiamo scoperto questa cosa bellissima che è i mostri che volano. Cioè, me l'aspettavo, ma non così. Allora, finiamo la live svolazzando sopra ai giardini di Pomore, che probabilmente rimarranno la mia area preferita fin tanto che non ne scopriamo una ancora più bella. E niente, allora, che dire, grazie a quelli che ci hanno fatto compagnia oggi, grazie a chi ha messo il follow, grazie Mirko anche a te per il follow, così facciamo una cifra tonda, grazie mille, grazie, benvenuti. E finiamo qui, direi, e non so bene quando ci rivedremo con Stories 2, non so se fare una live domani o direttamente la prossima settimana, vedremo. Nel caso seguitemi sui social, perché lì questa settimana non ho fatto una schedule perché non sapevo bene quando è che sarei potuta andare in live. E se mi seguite sui social, specialmente su Instagram, lì scrivo tutto quando vado in live, se per caso non posso e quindi la rimando, eccetera eccetera. Grazie a tutti, direi, e alla prossima. Ciao. Ti è piaciuto questo video? Se sì, fammelo sapere nei commenti, oppure iscrivendoti al mio canale. Corri a seguirmi anche sugli altri social per non perderti le mie prossime attività. Se vuoi, puoi anche supportarmi attraverso Ko-fi, la piattaforma dedicata ai creator di tutto il mondo. Alla prossima!